Ciao a tutti, bentornati sul canale AmoGliItaliani.l'ex tronista annuncia la fine della sua relazione sui social. Due persone troppo diverse per stare assieme. Con uomini e donne succede spesso di appassionarsi ad una coppia e quando si arriva al momento della scelta finale, si spera sempre che i nostri preferiti trovino l'amore. Ovviamente, però, tocca al tronista scegliere la persona più adatta con cui dovrà trascorrere il resto della relazione all'esterno del programma. Quando la coppia lascia lo show molti si chiedono come andrà a finire la storia. In alcuni casi è capitato che queste relazioni, nate in maniera particolare, culminassero in un matrimonio. In altri casi, una volta ritornati al mondo reale, i due si sono resi conto che qualcosa non andava, per questo motivo hanno deciso di terminare la relazione. Per quanto questa cosa possa far rattristare alcuni, rappresenta la scelta migliore per i due coinvolti. La stessa cosa è accaduta con questa ex tronista e la sua scelta. Due personalità troppo diverse. I protagonisti di questa notizia sono Matteo Farnea e Veronica Raimondi. Ad annunciare la cosa è stata Veronica, che su Instagram ha parlato della fine della loro relazione. Nel video descrive il motivo per cui il loro fidanzamento non è andato a buon fine. Si sofferma sul fatto che fossero molto diversi, quindi questa cosa portava tra loro molte divergenze nella vita di tutti i giorni. Afferma che la differenza di età e soprattutto di maturità gli ha portato alcuni problemi, i quali non hanno trovato una semplice risoluzione. Tutti ciò a causa dei principi e gli stili di vita, che non combaciavano minimamente. Inoltre ciò causava necessità e bisogni differenti tra i due, per questo motivo lasciarsi è stata la cosa più giusta da fare. La ragazza, inoltre, afferma di essersi sentita a disagio con tutti i messaggi che le sono arrivati. Per questo motivo ha affermato che non vorrà più riaprire il discorso in futuro. Così, dopo aver chiarito il tutto, la vediamo nuovamente pronta a godersi il sole e le ferie. Infatti lei stessa dice che metterà la crema solare per riposarsi e non pensare ad altro. Per il momento i due si dedicheranno alla loro vita personale. Matteo, infatti, è occupato con i suoi studi e il suo stage formativo. Inoltre si dedica anche al lavoro da modello. Veronica, invece, è una marketing coordinator. Si dice che il padre sia molto importante nel campo dell'imprenditoria, essendo il CEO dell'azienda Cyber Engineering SRL. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.